Gli ombrelloni sono piantati e i lettini sistemati sulla sabbia. Negli stabilimenti di lavagna è tutto pronto per accogliere i bagnanti. Con il ponte del 2 giugno si attende una grande affluenza e il primo vero assaggio della stagione estiva. Aspettiamo parecchia gente, aspettiamo solo il bel tempo che si stabilizzi perché le prenotazioni sono molto importanti. Quest'anno molto più degli anni scorsi, sarà che è finito il Covid, la gente è molto più tranquilla anche di tornare in spiaggia, ma abbiamo una grossissima affluenza, aspettiamo. Con i rincari generali, dall'energia ai prodotti alimentari, non è un momento semplicissimo né per chi lavora né per il potenziale turista che deve valutare come spendere i suoi soldi. Alcuni stabilimenti hanno ritoccato verso l'alto le loro tariffe. I clienti abituali, sia locali che foresti, hanno comunque già prenotato i loro lettini. Quest'anno poi non c'è neanche più lo stato di emergenza. Sono cambiate leggermente le regole, soprattutto sul distanziamento. Voi avete cambiato qualcosa nella disposizione dei lettini? Ma più qualcosina, abbiamo un po' qualcosina stretto, ma non di tanto, ecco. Insomma, siamo sempre sui 2,50 tra un ombrellone e l'altro. Prima era 3, abbiamo, insomma, però siamo lì. Sul lungomare di Lavagna e sulla spiaggia fa già molto caldo. Le persone in giro mercoledì mattina non sono molte, ma non bisogna fermarne molte per trovare dei turisti. Arriviamo da Varese, abbiamo la casa qui a Lavagna ormai da 30 anni e quindi quando possiamo scappare, scappiamo e veniamo qui. Siete scesi per il ponte? Bravissimo, proprio siamo scesi per il ponte. In spiaggia libera ci sono poche persone al mattino, arrivano dai comuni vicini dove ci sono meno spiagge libere ed è più difficile trovare lì di sabbiosi. Chiavari. E diciamo, vedendo la leva molto spesso al mare già dai primi. Sì, da febbraio. E in questi giorni, anche di mattina, come ha visto? Ci sono state le giornate in cui c'è stata molta gente? No, per adesso non c'è gente, pochissimi. Pochissimi e magari gente di Genova, roba così, ma da fuori bisognerà aspettare il 2 giugno. Come mai viene al mare a Lavagna? È un po' più bello, a Palo non c'è niente. E viene abitualmente? Sì, sì, tutti gli anni veniamo qua, ci facciamo l'estate qua noi, da pensionati e veniamo qua tranquillamente.